Ben ritrovati a una nuova edizione di Senior News. Vediamo insieme i titoli di oggi. Covid, allarme varianti, proteggere anche i vaccinati e i guariti, la circolare del Ministero della Salute. Dislipidemie, quali i soggetti ad alto rischio aterosclerosi? Dall'Unione Europea 4 miliardi e 10 azioni per battere il cancro. Cistite, le terapie contro le recidive. Dare priorità alla ricerca e alla gestione dei contatti di casi Covid-19 sospetti o confermati da variante e identificare tempestivamente sia i contatti ad alto rischio che quelli a basso rischio. È quanto prevede la nuova circolare del Ministero della Salute sulla diffusione delle varianti di SARS-CoV-2. Nel documento viene sottolineata l'importanza per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l'infezione o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di controllo sanitarie e sociocomportamentali. La dislipidemia è un'alterazione qualitativa o quantitativa dei lipidi nel sangue, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL e trigliceridi. Alcuni pazienti, quelli rientrati nei gruppi a rischio, possono sviluppare una malattia aterosclerotica. Sentiamo. Le dislipidemie altro non sono se non un difetto del metabolismo dei lipidi, dei grassi, che possono essere dati dalla combinazione sia del colesterolo che di trigliceridi o anche isolatamente sia dell'uno che dell'altro. In entrambi i casi questi sono molto importanti perché il determinismo di questi valori ci dà una stima di quello che potrebbe essere il rischio di un soggetto che ha colesterolo o trigliceridi particolarmente elevati di andare incontro a una malattia cardiocerebrovascolare. Diciamo che la correlazione tra le dislipidemie o comunque le alterazioni dei metabolismi lipidici e le malattie cardiocerebrovascolari è una correlazione di tipo lineare. Negli anziani è un'alterazione assai frequente perché lo stato di salute viene ad essere inficiato nel corso degli anni da tutta una serie di elementi che possono derivare tanto dalle abitudini delle strutture elementari, quanto piuttosto che non da un metabolismo genetico che ciascuno di noi ha, per cui questi grassi tendono naturalmente ad aumentare e portare allo stato di malattia, che come conseguenza ha prevalentemente, per quanto riguarda i lipidi, le malattie cardiocerebrovascolari, come dicevo prima. 10 azioni e 4 miliardi di euro dal bilancio dell'Unione Europea per battere il cancro. È il piano adottato dalla Commissione Europea che promuove azioni per migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce, il trattamento e la qualità della vita dei pazienti oncologici. Sulla prevenzione sarà guerra al tabacco e all'abuso di alcolici con interventi su tassazione ed etichettatura delle bevande e azioni per promuovere l'attività fisica e il consumo di frutta e verdura, riducendo i consumi di carne. Sulla diagnosi precoce sarà presentato un nuovo schema di screening comune per sostenere il target dello screening per il 90% della popolazione dell'Unione Europea. La cistite è un'infiammazione del basso tratto urinario che colpisce prevalentemente le donne. Viene generalmente curata con gli antibiotici, ma l'utilizzo inappropriato può rappresentare un problema a lungo termine, in quanto si possono sviluppare delle vere e proprie colonie di germi e batteri antibiotico-resistenti. Per questo, nel caso di infezione delle vie urinarie recidivanti, si utilizzano terapie alternative. Sentiamo. C'è tutta l'esperienza della letteratura, l'utilizzo del dimannosio, dei microrganismi lì, che di fatti determina una sorta di stabilità, determinando una sorta, come dire, un'agevolazione di fuoriuscita nei confronti delle adesine, delle fibre batteriche, e queste sostanze, dimannosio e microrganismi vivi, dati anche per lunghi periodi, per 6-8 mesi, da utilizzare in associazione all'antibiotico laddove ve ne è indicazione, ma soprattutto in prevenzione in lungo termine per 6-8 mesi, unitamente ovviamente all'idratazione del paziente che determina un momento importante, fa sì che non si crei quel biofilm che intrappola i batteri, determinando poi anche una difficoltà nella eradicazione degli stessi. Per cui da un atteggiamento empirico dell'antibiotico all'utilizzo di sostanze in prevenzione e in associazione all'antibiotico terapia. Facendo questo, noi abbiamo osservato una diminuzione di quelli che impropriamente venivano catalogate come cistite e curate con gli antibiotici. Questo ormai la letteratura
lo evidenzia abbondantemente, ma è la pratica clinica che ci spinge ad agire in questo modo. Termina qui questa edizione di Senior News. Arrivederci, a domani.